Buonasera a tutti, buonasera, chiediamo scusa per il ritardo, abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma ce l'abbiamo fatta e adesso siamo qua. Do a tutti il benvenuto a questo quarto appuntamento online del Centro Studi Donati, organizzato appunto dal Centro Studi. Brevemente, per chi non ci conosce, il Centro Studi Donati è un'associazione universitaria che ha sede a Bologna. E ci occupiamo prevalentemente di temi che trattano del sud del mondo, organizzando conferenze e officine. Organizziamo una volta all'anno un viaggio in un paese dell'Africa e tutti gli anni la rassegna cinematografica Cinemafrica. Questa sera parleremo appunto di che cosa accade nel continente africano grazie al contributo dei nostri ospiti. Parleremo prevalentemente di che cosa accade in Senegal e in Tanzania. Non mi dilungo ulteriormente, ma introduco i nostri ospiti. Abbiamo qua con noi questa sera Maura Pazzi. Maura Pazzi è un'esperta in promozione della salute e comunicazione per il cambiamento di comportamento ed è in collegamento con noi da Dakar, in Senegal. Ciao, Cristian. E poi abbiamo Giovanna Moretti e Nino Tragni, cofondatrice e presidente della ONG Kisedet. Loro si trovano a Dodoma, in Tanzania, sono grandi amici storici del Centro Studi. Attraverso progetti legati all'educazione hanno delle case di accoglienza, si occupano di, appunto, di educazione e di recupero anche di bambini e ragazzi di strada. E insieme a me dall'Italia invece c'è Federico Monica, architetto che lavora per lo studio Taxi Bruce ed è un consulente anche per diversi progetti di cooperazione internazionale in Africa, ma questa sera è qua con noi in quanto cofondatore e creatore del progetto Covid Free Toolkit, che poi avrà modo di raccontarci. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Non rubo altro tempo e partirei con la prima domanda che rivolgerei a Maura e a Giovanna e a Nino. Ed è un po', vi chiediamo un po' di raccontarci che cosa accade nei paesi nei quali vi trovate, cosa è successo in questi 2 mesi di chiusura, se chiusura c'è stata, insomma, in questi 2 mesi in cui la pandemia ha coinvolto un po' tutto il mondo. Darei la parola a Maura e poi chiederei a Giovanna e a Nino di seguire. Prego. Allora, intanto grazie mille di avermi invitata e sono molto contenta di partecipare a questo evento. Cosa è successo in Senegal? Allora, io sono in Senegal da luglio dell'anno scorso, ho già vissuto in questo paese a lungo negli anni precedenti e il 2 marzo, dopo averne sentito tanto parlare in Europa, aver comunque seguito tutto quello che stava succedendo in Italia, quindi questo, tra virgolette, stress da coronavirus ci attanaglia da più a lungo, anche per le persone che sono qui in Senegal, almeno per gli espatriati che sono qua. Il 2 marzo viene dichiarato il primo caso, quindi il primo caso in Senegal, diciamo che è stato prima un caso di un espatriato francese, ma il caso che poi ha déclenché, quindi che ha fatto scoppiare in qualche modo la pandemia, si può dire così, il contagio in Senegal, è stato il caso di un senegalese che veniva dalla Lombardia, quindi è tornato a casa per poter festeggiare una festività religiosa e ha iniziato così il contagio comunitario. Quindi inizialmente li chiamavano casi importati, proprio perché sono casi che vengono dall'estero. A quel punto il governo cosa ha fatto? Nel giro di brevissimo ha chiuso completamente gli aeroporti, quindi ci sono due aeroporti in Senegal, uno internazionale che è quello a Dakar, e uno non, vabbè, semi internazionale, quello di Ziguinchor. Comunque i voli dall'estero sono stati chiusi, la frontiera è stata chiusa. Ed è stato dichiarato lo stato d'urgenza che prevede un coprifuoco, quindi normalmente dalle 20 fino alle 6 del mattino le persone devono stare in casa. Questo stato d'urgenza doveva durare fino al 3 maggio, in realtà è stato prolungato fino al 2 giugno. Ad oggi i casi non sono numerosissimi se consideriamo quello che sta succedendo nel resto del mondo, quindi a ieri i casi positivi totali sono 2.105 persone,
1.300 sotto trattamento, 782 guariti, 35 distretti toccati, perché non è tutto il paese per il momento essere toccato, e 22 morti. Quindi un numero, diciamo, abbastanza basso rispetto a quello che ci si poteva aspettare. Tra i provvedimenti che sono stati presi dal governo, abbiamo chiaramente anche la chiusura dei mercati in alcuni giorni, che è stata però ritrattata 2 giorni fa. Quindi il presidente Macky Sall 2 giorni fa ha fatto un discorso alla nazione e ha comunicato il fatto che si potevano riaprire le moschee, si potevano riaprire le chiese, si possono riaprire i mercati, e l'unica cosa che è rimasta attiva per ora è il coprifuoco limitato, quindi non più dalle 8, dalle 20 alle 6, ma dalle 21 alle 5 di mattina, e l'obbligo della mascherina, quindi tutte le persone che si muovono in città o non in città, comunque che si muovono per il paese, devono portare la mascherina. E ancora rimane in vigore il divieto di spostarsi tra regioni, se non con un'autorizzazione speciale del prefetto. Inizialmente queste autorizzazioni venivano rilasciate con abbastanza facilità ed elasticità, in realtà ora è molto più complicato, ma il paese stava comunque attraversando una serie di difficoltà, perché con le attività chiuse, il coprifuoco e chiaramente per persone che si devono procurare il proprio reddito quotidianamente, insomma, il confinamento totale era impossibile, quindi si è scelto un confinamento parziale, e adesso la grande preoccupazione dei senegalesi, in realtà, rispetto all'ultima apertura dichiarata dal presidente, quindi della serie bisogna convivere col virus, i senegalesi sono preoccupati, perché cioè, in realtà temono uno scoppio ulteriore visto l'aumento dei casi comunitari. Quindi questa è la situazione a grandi linee di quello che sta succedendo in questo momento a Dakar, cioè a Dakar nel paese in generale. Le uniche due regioni che non sono toccate direi che è la regione di Kédougou e forse direi la regione di Matam, le altre sono 14. 14 regioni in Senegal, le altre 12 sono state tutte affettate, anche con dei numeri molto bassi, chiaramente. Grazie, Maura. E Nino, Giovanna, in Tanzania invece cosa accade? In Tanzania sembra accadere l'opposto rispetto in Senegal, nel senso che noi abbiamo avuto il primo caso il 16 di marzo, una tanzaniana di ritorno dal Belgio che è atterrata all'aeroporto internazionale di Arusha. Per intenderci, diciamo così, tra Moshi e Arusha, dove c'è il Kilimangiaro. L'ultimo comunicato che noi abbiamo avuto dal governo risale al 29 di aprile, quindi potete immaginare oggi è il 14 di maggio, non sappiamo niente. I casi ufficiali sono 480 con 16 morti e un centinaio di persone guarite. Naturalmente questi dati non possono corrispondere alla realtà. Quello che è stato fatto inizialmente è che il governo ha chiuso praticamente dopo una settimana dal primo caso, hanno chiuso le scuole, tutte le scuole, le università, i college, eccetera, però non hanno mai chiuso né chiese, i luoghi di culto non sono mai stati chiusi, e il presidente è stato molto chiaro sin dall'inizio, dicendo che lui assolutamente non avrebbe chiuso i luoghi di culto. Ha anche detto che non avrebbe potuto chiudere o applicare il lockdown, perché dice altrimenti la gente morirebbe di fame. E su questo bisogna, insomma, dargli anche ragione, nel senso che non è possibile in un contesto come questo pensare che la gente rimanga in casa, anche perché la maggior parte delle persone deve uscire per procurarsi il cibo giorno per giorno. Quindi fino adesso quello che le precauzioni, diciamo così, che sono state prese sono abbastanza
se possiamo dire, blande, anche perché non c'è nessun, sono tutti consigli quelli che vengono dati alla popolazione, anche l'uso della mascherina, quello che invece è stato fatto, quello che è stato fatto da tutti, è che hanno messo dei secchi con dell'acqua, con il sapone per lavarsi le mani, all'esterno di ogni negozio, insomma, dappertutto trovi appunto questi secchi dove la gente prima di entrare in ogni esercizio pubblico si deve lavare le mani. E Dar es Salaam è stato molto criticato anche per non aver chiuso Dar es Salaam appena poi ci sono stati ulteriori casi in questa grossa città sulla costa, però lui ha detto: se io chiudo Dar es Salaam, lì c'è il porto da cui dipendono anche altri stati confinanti, vuol dire che oltre alla Tanzania creo problemi grossi anche ai nostri vicini. E questo fino ad oggi è quello che sta accadendo qui. Quindi noi di preciso non sappiamo quanti contagi ci sono, anche se poi se si guarda appunto un po' a tutto il continente, sembra che stia andando in maniera lenta, ecco. No, c'è da aggiungere che hanno chiuso non subito, ma dopo una ventina di giorni gli aeroporti. È che già le compagnie di per sé avevano sospeso tutti i voli, o quasi. Comunque ora sono tutti chiusi, stanno ora pian piano riaprendo per voli particolari, cioè prima per avere un volo ci sono stati due o tre aerei che hanno riportato in Europa chi voleva andare, chi voleva ritornare, però ha bisogno di tutta una procedura molto molto farraginosa, burocratica, chiedere i permessi. Ora vengono concessi un pochino più facilmente, ci sono, però ancora i voli commerciali non ci sono, cioè non sono stati riaperti. Ok. Grazie. Da dire che per esempio negli uffici pubblici statali, governativi, diciamo, ecco, sono state prese alcune misure, tipo la distanza, il distanziamento, l'obbligo nelle banche di indossare la mascherina, come diceva Gio, ci sono queste postazioni all'ingresso per disinfettarsi, lavarsi le mani, però sono consigli per gli altri posti, viene consigliato l'indossare la il nostro italiano dopo 22 anni alcune, e ora magari poi, qualche strafalcione verrà fuori. Poi l'ultima che di qualche giorno fa c'è stata è venuto fuori che a Madagascar ha messo a disposizione un ritrovato a base di artemisia e altri prodotti diciamo naturali, che però non è che vengono messi in vendita, sono stati acquistati o presi comunque un quantitativo da Madagascar e dovrebbero essere testati, dovrebbero iniziare a testarli qui a Tanzania. Loro puntano anche più sull'uso di questi metodi piuttosto che altri metodi che è un po' di xenofobia. Okay. Posti da multinazionali. Beh, direi che da un primo quadro le situazioni sono molto differenti, però in entrambe, sia in Senegal che in Tanzania, comunque il caso arriva dall'Europa. Questo entrambi l'avete riportato. E io a questo punto chiederei invece a Federico, perché Federico è tra i cofondatori di questo progetto molto interessante che si chiama Covid Free Toolkit, che è proprio una piattaforma che raccoglie tutte le buone pratiche sviluppate dalle comunità locali proprio per far fronte alla pandemia e al contenimento del virus. E quindi in questo modo Federico forse può anche raccontarci cosa può raccontarci anche da altri stati. Io ti chiederei un po', Federico, di raccontarci come nasce questo progetto e qual è un po' il suo scopo.
Il progetto nasce esattamente un mese e mezzo fa, più o meno, alla fine di marzo. Erano i giorni un po' più duri anche qua in Italia, qua in Emilia, sono anche più verso il confine con la Lombardia rispetto a voi, quindi era un periodo abbastanza duro. Erano i giorni anche in cui questo contagio iniziava ad arrivare nel continente africano, iniziavano a essere segnalati i primi casi. E come spesso accade, la descrizione era abbastanza unanime, la catastrofe, insomma, si aspettava nel continente africano un'ecatombe. E questo un po' perché il ragionamento comune era: in Europa sta succedendo un disastro, figuriamoci nel continente africano. Nello stesso momento, al fianco di questa descrizione un po' cupa, molti contatti che ho nel continente, di persone in varie città, in varie realtà, iniziavano invece a mandarmi immagini un po' in controtendenza, cioè tante piccole cose che stavano facendo non tanto i governi, che comunque spesso si sono mossi anche in maniera più efficiente rispetto alle aspettative, ma stavano facendo le persone ordinarie, le persone comuni, azioni molto molto piccole. Piccole iniziative per lavarsi le mani. Prima Giovanna ci parlava di questi secchi che vengono messi davanti ai negozi, che vengono diffusi. Questa è un'invenzione nata in Africa una ventina d'anni fa da una ricercatrice del Ghana, che ha pensato di mettere un semplice rubinetto sotto un secchio per permettere alle persone di aprirlo e lavarsi e utilizzare, riciclare un secchio per lavarsi le mani. E questi esempi sono moltissimi, per cui l'idea è stata di raccoglierli e di iniziare un racconto differente. Gli obiettivi erano due. Il primo, dare un'immagine diversa di quello che poteva essere il Covid nel continente africano. Quindi non solo la solita Africa inerte che attende con fatalismo che succeda chissà cosa, ma anche un continente molto dinamico in cui con creatività, con ingegno, si inventano piccole cose, soluzioni semplici, ma si fa la propria parte. Quindi questo fermento e questa creatività ci sembrava una bella cosa da raccontare. In secondo luogo, l'obiettivo principale era la disseminazione. Queste sono tutte azioni molto piccole, poi magari ne vedremo, ne descriveremo alcune. Appunto taniche per lavarsi le mani, soluzioni come cerchi per terra per mantenere le distanze davanti ai negozi, piccoli strumenti a pedale. Ecco, state condividendo lo schermo, vedo degli schermi anche abbastanza simpatici per dividere l'autista dal passeggero in un mototaxi e quant'altro. Quindi soluzioni che anche a volte sono ironiche, divertenti, ma soprattutto molto molto creative. E il segreto per noi, e l'obiettivo del progetto, è la disseminazione di queste soluzioni. Sono soluzioni che non puntano a risolvere il problema, sono azioni minimali, a volte anche incomplete, ma in certi contesti, in certe situazioni, la somma di tante piccole azioni molto ripetibili, perché basta veramente poco, alcune sono veramente a costo zero, può avere un impatto molto più grande di quella che è una politica nazionale, internazionale o di un grande intervento umanitario. Per cui il nostro obiettivo era proprio raccoglierle e metterle in un certo senso a disposizione. E tutto è iniziato con un gruppo Facebook, per cui abbiamo aperto questo gruppo, abbiamo scelto lo strumento Facebook perché è quello oggettivamente più diffuso in gran parte dei paesi africani. E abbiamo iniziato a pubblicizzarlo in vari paesi. Nell'arco di pochi giorni aveva già alcune centinaia di persone iscritte da molti paesi, Africa occidentale, Africa centrale, anche Africa australe, qualcuno anche dalla Tanzania, ma non tantissimi ancora, aspettiamo ancora qualche esempio, mentre dal Senegal abbiamo diverse persone, e sono state le persone stesse spesso a segnalarci queste attività, queste azioni, appunto azioni semplici come quello che stiamo vedendo, ma anche azioni, non dimentichiamocelo, di grande innovazione,
per cui abbiamo applicazioni per tracciare i contatti, per fare un'autodiagnosi, sistemi a energia solare, addirittura l'Università del Botswana ha fatto un programma sperimentale con i droni per disinfettare ambienti particolari. E per cui al fianco di quelle che sono le aziende locali c'è anche tutto il tema dell'innovazione che ci dà lo spaccato di un continente appunto che è straordinariamente dinamico e attivo sotto tanti punti di vista. Per cui siamo partiti con questi due obiettivi e la cosa ha iniziato a dare risultati. Per cui ci arrivano già adesso molte immagini di persone che stanno provando a replicare queste cose, le stanno rifacendo, stanno chiedendoci consigli, ulteriori informazioni e quant'altro. Quindi l'obiettivo, insomma, di disseminare un po' queste cose lo stiamo raggiungendo, e forse anche quello di raccontare un'Africa un pochino diversa, dato che il progetto comunque ha avuto abbastanza risonanza anche qui in Italia. Ottimo. Scusate. Grazie mille Federico. Io ne approfitterei per fare invece una domanda specifica, proprio seguendo l'onda appunto di queste buone pratiche, no, sviluppate dalle comunità locali. E, chiacchierando con Maura, no, mentre pensavamo a che cosa raccontare durante questa conferenza, lei mi ha raccontato un'esperienza veramente interessante, che è proprio il grande attivismo che vari artisti locali hanno mostrato nei confronti della sensibilizzazione, no, rispetto alla prevenzione per la diffusione del coronavirus. E me ne hai raccontato uno in particolare, che sono appunto questo gruppo di rapper che hanno fatto un video che poi abbiamo anche condiviso. E quindi ti chiederei se puoi raccontarci cosa hanno fatto. Certo. Allora, guarda, in Senegal farei una premessa, che è intanto un paese dove la cultura urbana è molto forte e tutto quello che è la parte di impegno anche sociale degli artisti, che siano essi musicisti o artisti di strada, quindi graffittari, eccetera, è sempre molto molto alta. Quindi c'è un grande senso di responsabilità civica e un grande senso di impegno degli artisti in questo senso. Quindi c'è stato anche forse un proliferare, c'è stato un proliferare molto grande di canzoni che si sono un po' orientate proprio a dare delle indicazioni precise su come evitare il Covid, cosa fare, quindi anche che tipo di atteggiamento avere come cittadino responsabile. Chiaramente dobbiamo immaginarci per quale ragione, perché in un paese dove sì, d'accordo, Dakar, chiaramente c'è l'accesso a tutto, ci sono più o meno 8 milioni di abitanti, su 16 milioni che ci sono in Senegal, ma tante altre zone del paese non sono connesse ad internet, oppure certo sul tuo telefono, ma poi deve esserci la carica, il potere avere i soldi per comprartelo, eccetera, eccetera. Magari è anche difficile riuscire a seguire gli spot in televisione, che pure sono stati fatti dal governo. Quindi le radio sono di sicuro uno dei veicoli più utilizzati per fare promozione della salute. Per cui gli artisti hanno iniziato a produrre canzoni, e tanto che all'inizio qualcuno diceva ci sono più canzoni che malati, per cui hanno iniziato a fare più moltissimi testi, moltissime produzioni. E diciamo quella più celebre è quella alla quale ha partecipato tra gli altri anche Houston Dur, che è comunque estremamente noto, ma altri come il rapper Matador oppure Awadi, Fumalad, insomma moltissimi, sono 20 cantanti che hanno fatto una canzone che si chiama Dan Corona. Dal Wolof significa sconfiggere il corona, quindi sconfiggere il coronavirus. Nella canzone vengono ripresi tutti i gesti barriera da fare, si parla anche di uno dei problemi che sono i problemi maggiori, che è quella del considerarsi in qualche modo non mi viene la parola, accidenti, vabbè, insomma, cioè del non dichiararsi per paura che poi essere per della discriminazione, scusate.
Quindi uno dei temi che viene trattato molto in tutte queste canzoni è anche quello della discriminazione, cioè se sei malato non avere paura di essere discriminato dalla comunità, ma assolutamente contatta, non è una malattia di cui avere vergogna, è una malattia da segnalare proprio per un senso civico. Oltre alla musica, che invece il pezzo è uscito, questo pezzo Damo Corona è uscito il 16 aprile, quando appunto c'erano più o meno 500 casi in Sanremo, quindi molto bassi. Poi hanno fatto moltissimi graffiti in giro per la città, perché tanti utensili che vengono, cioè tanti utensili, tanti mezzi che vengono utilizzati nelle campagne di promozione alla salute non possono essere usati. Come dicevamo, l'accesso alla televisione è comunque limitato, per cui l'accesso, i Defiant, per esempio, le locandine, se le tocchi, cioè col fatto che si passa il contagio, passa proprio anche tramite il tocco, in realtà sono tutti elementi che non sono stati fatti, per cui il fatto di mettere moltissimi graffiti nella città con i gesti barriera, oppure anche sono stati dei video, una serie televisiva, cioè televisiva che va in onda in realtà su internet, che si chiama Allo Allo, dove vengono prese, diciamo, con la satira, perché con molta comicità anche, tutto questo problema del coronavirus, che va dal venditore di mascherine lungo la strada, perché qui ci sono mascherine ovunque, per cui possiamo trovare mascherine di wax, mascherine di qualunque tipo. Beh, come funziona? Il venditore lungo la strada ti fa provare la mascherina, tu te la provi, ti piace o non ti piace, poi la rimetti lì se non la vuoi comprare. In realtà è contaminata, quindi non va bene. Per cui ci sono stati anche video, direi, molto esilaranti in questo senso. Prevalentemente questo è in sintesi per non monopolizzare la conversazione, chiaramente. Poi mi aggancerei, prenderei altri 2 secondi per agganciarmi a quello che diceva Federico. In realtà io per anni mi sono occupata per Medici Senza Frontiere della parte di campagna di promozione alla salute, quindi ancora è il mio tema di maggiore interesse. In realtà un utensile, cioè uno strumento come quello creato da Federico è molto interessante per persone come me, che si occupano, per tutte le persone che lavorano nella comunità, con le comunità. Perché c'è un pullulare di soluzioni molto ingegnose e assolutamente low cost che possono comunque facilitare, diciamo, la lotta al contagio, quindi in realtà ostacolare il contagio. Ok, allora coglierei l'occasione e chiederei se magari Federico ci vuole raccontare di qualche esempio specifico, magari che ti ha maggiormente colpito. Quando ci siamo sentiti, anche con te tu mi hai raccontato una cosa molto interessante, cioè che spesso non sono le invenzioni più tecnologiche, avanzate, futuristiche e costose, ma spesso sono quelle al più basso impatto ambientale che poi riescono veramente a fare la differenza. E c'è qualche esperienza, no, nella piattaforma che ti va di condividere, di raccontarci? Sicuramente l'azione, l'oggetto più interessante anche come efficacia e facilità di utilizzo è quello che è chiamato TipiTap, che è un sistema abbastanza ingegnoso che permette con una tanica anche recuperata da qualche parte e pochi altri oggetti, due bastoni, una corda, eccetera, di creare uno strumento per lavarsi le mani col pedale. Quindi impedisce di dover toccare il rubinetto e quindi riduce ulteriormente il rischio di contagio. E di questo ne abbiamo raccolti veramente tanti esempi. È una cosa veramente semplice ma straordinariamente ingegnosa. E su questo stiamo puntando molto anche per creare proprio dei piccoli toolkit, cioè delle piccole immagini, schemi, piccoli video o quant'altro per fare in modo che possa essere diffuso ulteriormente, anche perché ha molte declinazioni. Per cui luoghi in cui il legname è difficile da trovare hanno escogitato un metodo per cui basta una corda tesa fra due piante o fra due pali. Ecco, questo è un esempio, quello che state vedendo adesso di TipiTap. È una tanica a cui viene fatto un foro, viene appesa, in questo caso a una fune,
un'altra corda è collegata a terra a un bastone, schiacciando col piede questo bastone e la tanica si capovolge in automatico e permette di lavarsi le mani. Ripeto, soluzioni che sembrano veramente sciocchezze, che sembrano veramente banalità rispetto a quello che è una pandemia e un'emergenza di questa portata, ma che appunto col fatto che non costano praticamente nulla e possono essere fatte in brevissimo tempo, sono soluzioni che possono veramente essere replicate da tante persone e tante persone le stanno replicando. Quindi questo è il nostro obiettivo ora per la fase 2, abbiamo vari obiettivi, poi magari li vediamo dopo. Intanto è appunto, ecco, con soluzioni tipo quella che stiamo vedendo, molto grafiche, ma non solo, fare in modo che più persone possano replicare questa cosa, anche lavorando su vari livelli. Cioè una nostra idea, e qui mi ricollego anche a quello che diceva Maura, era fare poi delle linee guida anche eventualmente per chi sta a un livello un po' più alto, a livello di ONG, di responsabili di centri sanitari e quant'altro, che possano essere in grado di riconoscere quale può essere la soluzione migliore nel loro contesto e quindi di diffonderla poi loro stessi nelle diverse realtà in cui si trovano a operare. Di fianco a questa, per mantenere un po' la par condicio fra quelle che sono le azioni che abbiamo trovato, questa è l'azione più efficace, più semplice forse che troviamo sul sito, ci sono appunto le azioni di innovazione. E cito proprio Dakar, un progetto dell'Università di Dakar che si chiama Dr. Car, che è un carrellino telecomandato che permette di muoversi all'interno delle stanze di un ospedale senza che una persona fisica debba portare le medicine, provare la febbre e quant'altro. È un sistema molto semplice anche questo, ma abbastanza ingegnoso. È un prototipo, anche qui stiamo cercando di sviluppare insieme all'Università di Dakar un piccolo progetto per capire se questa idea, questa intuizione può avere poi evolversi anche in qualcosa di più, in una produzione più ampia. Quindi da un lato le cose semplici, dall'altro anche le innovazioni. Questi li trovo un po' gli esempi più interessanti, ecco, che finora abbiamo raccolto. Oltre a questi, tutto il tema della comunicazione che citava Maura è molto interessante e tante volte anche molto divertente. Ci sono veramente tante iniziative sia artistiche che di cantanti e quant'altro. E questo è un altro punto fondamentale per noi, la lotta alle fake news, perché molto spesso sono le fake news un problema gravissimo. Il cofondatore di questo progetto è l'associazione del RSO, che è un'associazione molto importante delle diaspore in Italia, e una parte del progetto sta lavorando su questo, cioè sul formare le diaspore a fare una corretta informazione nei paesi di origine, perché essendo l'Italia il paese che è stato al fronte più a lungo con il problema di questa epidemia, abbiamo anche un'autorevolezza per andare a parlare agli altri paesi, e quindi fare una corretta informazione da parte delle diaspore riteniamo che sia un passaggio fondamentale anche appunto nella lotta quotidiana a quello che è il virus. Grazie Federico. Io vorrei ricordo a chi ci ascolta che sono benvenute domande dal pubblico e potete scriverle sulla chat di Facebook. Io di curiosità ne ho molte, quindi posso continuare a farvi domande per parecchio tempo, però insomma se qualcuno vuole chiedere qualcosa di specifico siamo qua e aspettiamo le vostre domande. Io invece avrei due curiosità da chiedere a Nino e a Giovanna. Voi vi occupate di educazione e prima ci avete detto che tutte le scuole sono state chiuse. E quindi mi chiedevo se in qualche modo sono stati fatti dei progetti di continuità scolastica comunque, o se l'anno accademico si considera concluso. Ecco, se potete un po' raccontarci questo, e allo stesso tempo chiedervi se i vostri progetti di accoglienza, piuttosto che il drop-in per ragazzi e bambini, in qualche modo sono cambiati in queste settimane. Ma noi più che di educazione ci occupiamo del recupero dei bambini e degli adolescenti di strada,
attraverso l'istruzione, attraverso l'educazione. E sì, adesso, vabbè, adesso le scuole sono chiuse, ci sono dei programmi che stanno iniziando. Sentivo l'altro giorno il mio collega che appunto mi diceva la televisione non funziona allo Sciupurani, che è la casa d'accoglienza a breve termine, dovremmo prendere la televisione che c'è al drop-in center e portarla là, perché ci sono dei programmi che il governo sta iniziando a mandare un po' in onda attraverso la televisione. Però la televisione lascia un po' il tempo che trova, perché nei villaggi, ad esempio, sì, c'è qualcuno che ce l'ha, ma è proprio sono pochissime le persone che sono in possesso di una televisione. Programmi radiofonici ancora non ne ho sentiti. Invece le scuole private, quelle sì, si sono già messe in moto, dando appunto ai bambini, ogni tipo dove studia nostra figlia, ad esempio, vabbè, sono stati un mese senza dare assolutamente nulla. E dopo un mese si sono svegliati e hanno detto: ma venite a prendere un po' di lavoro da dare ai ragazzi. E quindi ecco, fanno un po' di queste cose. Altre cose no, per adesso non sembra che ne stiano facendo. Ci sono i giornali anche, i quotidiani, dove ogni giorno ci sono degli esercizi per i bambini da fare, ma quello era anche prima della pandemia. Non sappiamo nulla se l'anno scolastico non se ne parla proprio, sì, quindi non sappiamo se riprenderanno dopo, cosa hanno intenzione di fare, se li faranno recuperare o se pure verrà considerato concluso. Non si sa. No, scusa, io volevo integrare un po', perché quando si parla di aree di intervento, cioè, normalmente ci si riferisce a aree urbane, e ovviamente le aree urbane sono quelle più ad alto rischio, perché più contatti, eccetera. Però, considerando che in Tanzania parte della popolazione vive in villaggi, in aree rurali, o in piccole città, cittadine, dove c'è quasi niente. Cioè, se si vedono in città, nelle grandi città, tipo Dodoma, Arusha, cioè questi interventi che diceva prima Giovanni, Secchi, eccetera, eccetera, nei villaggi, nelle aree rurali, forse si parla leggermente, appena appena, così il corona, magari scherzandoci sopra, ma a livello di interventi veri e propri non ce ne sono. Questo è un grosso problema. Perché? Perché poi stiamo notando anche che c'è stato il primo boom 15-20 giorni fa. La gente cominciava a preoccuparsi, si è messa anche le mascherine, eccetera. Ora c'è, dato che non ci sono notizie, e c'è si nota un rilassamento di nuovo, perché evidentemente non va avanti, ma va avanti. Cioè, è questo che in Tanzania, tra l'altro, volevo anche specificare questo: la Tanzania fa parte della federazione dell'Est Africa, quindi sono sei stati, e la Tanzania è lo stato che si differenzia da tutti gli altri, cioè ha preso meno misure rispetto a Kenya, ad esempio, rispetto a Ruanda. L'unico è il Burundi, che più o meno siamo allo stesso livello. Però gli altri paesi, tanto è vero, ora c'è stato un grosso problema alle frontiere, dove sono stati bloccati camion con il Kenya, la frontiera col Kenya, la frontiera con il Zambia, perché non hanno riscontrato camionisti positivi, o comunque venivano da zone dove c'era, e li hanno bloccati, file e file enormi di camion bloccati. Ora pare che stanno ribloccando, faranno dei test veloci. Comunque, ecco, la Tanzania è un caso a sé stante nell'est.
Questo è un problema grosso, perché se non si, se non si sensibilizza, ecco un altro discorso, tutti questi esempi che facevi tu Federico, fino a che punto si implementano a livello capillare? Perché anche vedendo anche noi, vediamo i secchi fuori dai negozi, dagli uffici, ma se vai a vedere bene quante persone si lavano, vedono i secchi e passano, cioè se non si sensibilizzano sulla pericolosità della pandemia, della malattia, rimangono soluzioni messe lì. Vi interrompo un attimo perché sono arrivate delle domande da parte di chi vi sta ascoltando in questo momento. Una domanda si rilascia proprio alla cosa di cui stai parlando te, Nino, in questo momento. Un'ascoltatrice chiede fino a che punto la popolazione, mi rendo conto che però tu puoi parlare solo del paese in cui vivi, la popolazione locale ha paura di questa pandemia, se la popolazione è spaventata come in Europa oppure meno. Questa è la prima domanda. L'altra domanda invece riguarda il numero di mortalità in Africa, perché è così basso, se si ha se qualcuno si è pronunciato per dare una spiegazione di tutto questo, e di fronte a delle strutture sanitarie che non sono così forti, non sono così potenti come quelle europee, però il numero di morti è così proporzionalmente così basso. Può rispondere chiunque. Rispondo io? Per prima non lo so. Allora, secondo noi, insomma, la gente non è spaventata. Ci sono persone che sono consapevoli di quello che sta accadendo, però dobbiamo considerare che in un continente dove si ha a che fare quotidianamente con fame, guerre, non è che sto disegnando un quadro tragico dell'Africa, però epidemie, effettivamente nel mondo ci sono nel 90% dei casi, 300 milioni di casi di malaria sono in Africa, e ogni anno muoiono un sacco di persone, tra cui un sacco di bambini al di sotto dei 5 anni. Basti notare che qui adesso sto leggendo un attimo un rapporto che ho proprio visto ieri. Nel 2018 il numero è leggermente diminuito, però in Africa sono morte 405.000 persone solo di malaria. Quindi potete immaginare, cioè la gente dice, vabbè, coronavirus, sì, c'è la malaria, abbiamo il colera, abbiamo avuto l'ebola, abbiamo altre malattie. E quindi da questo punto di vista, secondo me, la popolazione non è spaventatissima. Ripeto, si rendono conto che questo virus, anche parlandone con loro, dicono, ah, però questo virus, insomma, dicono, sai, non sappiamo bene, no? Insomma, si trasmette per via aerea, eccetera, però sì, sono abbastanza, diciamo così, fatalisti. Da contare che anche, cioè, bambini muoiono ancora di morbillo. Il vaccino però, che è stato messo a punto da un po' di anni a questa parte, copre praticamente adesso il 60% dei bambini, quindi siamo arrivati a buon punto. Idem per la poliomielite, per la polio. Però ecco, c'è ancora l'AIDS, c'è la TBC, insomma ci sono un sacco di malattie che ancora non fanno meno paura, diciamo così, del Covid, oppure il Covid-19 non fa più paura di altre malattie. Per quanto riguarda la bassa mortalità di cui chiedeva l'ascoltatrice che ci sta seguendo, io seguo ogni settimana la rassegna stampa africana di Radio Radicale. È condotta praticamente da un giornalista, Jean-Léonard Touadi, che è un giornalista congolese che vive ormai da moltissimi anni in Italia. E quindi ci si chiede, no? Ci si chiede, appunto, gli esperti si chiedono come mai in Africa c'è la mortalità, sembra bassa, la pandemia sembra avanzare molto lentamente, quando poi l'OMS e l'ONU avevano previsto un'ecatombe, cioè delle cifre veramente spaventose, se uno sta un po' a pensarci. Diciamo così che
Fino adesso ci sono varie teorie. C'è chi diceva il caldo, ma poi è stato smentito perché in alcune zone molto calde anche in Africa, i contagi sono alti, oppure in America Latina. C'è chi dice che la popolazione, essendo più giovane, insomma, ci sono molte teorie. Però si diceva che appunto anche se l'Occidente guarda sempre all'Africa, diciamo così, in maniera, no, un po' catastrofica, no? Dicendo chissà cosa succederà in Africa, e invece sta succedendo, insomma, ripeto, la pandemia sta andando molto lentamente, e un po' sarà appunto per le misure di contenimento che sono state prese in altri stati o in alcuni stati, e un po', diciamo così, è anche da considerare che ha subito, come diceva prima appunto anche Federico, se non mi sbaglio, quando ancora non eravamo collegati, abbiamo avuto in Africa, insomma, l'Ebola, ci sono state veramente delle epidemie molto mortali, molto pericolose, che l'Occidente non ha avuto, e quindi da un certo punto di vista sono anche preparati. C'è da dire che se anche le cifre fossero sottostimate per mancanza di tamponi, eccetera, però gli esperti dicono, però si dovrebbe vedere un aumento esponenziale delle morti, cioè le morti le puoi nascondere fino a un certo punto. Ho capito che uno dice puoi nascondere, che ne so, fai il tampone e anche se risulta positivo al limite, di, oppure causa di morte, si dice morto, che ne so, di cancro anziché di coronavirus. Però le morti effettivamente non si possono nascondere, cioè a un certo punto salterebbe fuori. E invece fino adesso, non lo so, cioè, ci sarà qualcuno che ci protegge, non lo so, però speriamo veramente, perché se dovesse veramente continuare e prendere piede in Africa, sarebbe un grosso problema. Grazie. Non lo so, mi sono spiegata bene. Benissimo, ed è molto interessante, chiederei a Maura di rilanciare, perché invece tu, Maura, hai detto un'altra cosa. Tu hai detto che i senegalesi sono molto preoccupati per l'aumento dei casi. Sì, allora io mi aggancerei su due cose di quelle che sono state appena dette. Cioè, sono preoccupati chiaramente per l'aumento dei casi, perché allora qui si è partiti con l'idea è la malattia dei bianchi. Quindi noi abbiamo avuto l'Ebola, loro hanno il Covid, quindi innanzitutto questo. Poi si è visto che in realtà non era solo la malattia dei bianchi. Inizialmente anche un altro discorso che è stato fatto prima, che hai fatto tu, Clizia, dicendo è stata una malattia importata dall'Europa. Sì, diciamo in seconda battuta, no? Cioè una malattia che comunque a livello globale è partita dalla Cina e poi man mano si è diffusa in tutto il continente. Questo ha inizialmente, una cosa che ci tenevo a dire, inizialmente creato molte tensioni in Senegal. Perché c'è tensioni tra gli espatriati, perché molti hanno pensato, ecco, oddio, come è successo in Italia, no? La caccia al cinese, in realtà magari ci sarà una caccia al bianco. Le Iene ha fatto un pessimo servizio su questo, che è stato poi assolutamente molto criticato, e si è visto che in realtà la caccia al bianco in Senegal non è assolutamente avvenuta, cioè ci si è resi conto che comunque è un virus globale e non è che c'è da additare un responsabile piuttosto che un altro. Le persone sono consapevoli anche per il grande diciamo link che c'è con l'Europa. Moltissimi senegalesi sono negli Stati Uniti, moltissimi in Italia, molti in Francia, molti in Spagna. Quindi quello che diceva prima Federico, quindi il ruolo della diaspora è un ruolo importante anche nella percezione di quello che succede. Cioè, quindi il senegalese, tra virgolette, medio, che ha anche un contatto con altri amici che sono in Senegal, si rende conto della gravità della malattia. Nonostante un atteggiamento di base che è un po', come veniva detto ora, forse c'è qualcosa che ci protegge, e è un atteggiamento un po' diffuso in Senegal. Cioè in Senegal una delle frasi tipiche è Yalla Barna. Yalla Barna vuol dire Dio è buono. Quindi se Dio è buono ci penserà lui, cioè nel senso qualcosa succede e qualunque cosa accada è la cosa giusta, per cui se anche succede che c'è la pandemia in Senegal è perché deve succedere.
Ciò non significa che le persone non stiano attente, a differenza di quello che sta succedendo in Tanzania, da quello che descrivevano prima. In realtà il Senegal è obbligatoria la mascherina, se ti trovano senza mascherina sono 3.000 franchi di multa, cioè più o meno 5 euro, che se consideri che uno stipendio base minimo sono 80.000 franchi, è una bella cifra, per cui le persone portano la mascherina. Quindi c'è una preoccupazione di base diffusa, si cerca di stare attenti, inizialmente è stato profondamente sottostimato, un po' come in Italia. Quindi la gente che faceva gli aperitivi, qui le persone continuavano a bere il tè tutti insieme. Il tè si beve negli stessi bicchieri, per cui c'è proprio la festa del Covid. Ma grazie a, ma sì, cioè, benvenuto alla fabbrica del Covid, bere il tè tutti insieme. Ma in realtà cosa è accaduto? Poi c'è anche Ramadan, che devo dire ha fatto in modo che tutta una serie di cose non succedano, perché non compri cibo per strada, perché non mangi, non bevi tutto il giorno fino a sera e a sera sei a casa, cioè quando spezzi il digiuno alle 19:30 da noi, in realtà devi già essere a casa perché alle 20 c'è il coprifuoco. Quindi tutte queste cose ci sono e sono cose molto presenti, quindi la popolazione secondo me anche qui va divisa in fasce e non possiamo fare un discorso generale, come non possiamo fare un discorso generale sull'Africa, cioè ricordiamoci che l'Africa è un continente, sono 54 paesi con 54 politiche differenti. E all'interno, se prendiamo poi, non so, un paese come il Congo, che è grande quasi quanto l'Europa, cioè con quante realtà differenti ancora. Però per quello che posso dirti io, e poi chiaramente io sono la signora nessuno, cioè non è che lo sono, però va differenziata per fasce di popolazione, ci sono persone molto più consapevoli, persone meno, trovi l'operaio, il massone, cioè il massone, il muratore che davanti a casa lavora con la mascherina tutto il giorno e trovi invece la persona che tenta di circolare senza, ma dentro i locali non ti fanno entrare, nemmeno a comprare il pane puoi entrare senza mascherina. Io trovo ci sia una sorta di senso di responsabilità e in questo abbiamo visto anche la reazione della popolazione alla decisione del presidente di riaprire le cose, cioè gli imam delle moschee hanno fatto dei comunicati dicendo la grande moschea non riapre, perché al di là della possibilità di fare la preghiera del venerdì tutti insieme, preferiamo evitare consapevoli del rischio. Quindi c'è una preoccupazione, un'attenzione, anche la diocesi di Dakar ha fatto lo stesso comunicato. Il discorso della bassa mortalità, allora, in Senegal non si fanno più di 1.000 tamponi al giorno e abbiamo un tasso che varia tra il 10 e il 12% di malati, di test positivi. Inizialmente il tasso chiaramente è basso, cioè sono 22 morti su 2.000 persone, quindi sono un tasso comunque infatti facciamo i conti, è comunque del 10%. No, 10% cosa dico? Ma il punto rimane comunque chiaramente un'insufficienza del sistema sanitario, ma una grande, grande politica di contenimento. Qui, se soprattutto inizialmente, con i primi casi importati, si cercava di fare una mappatura di tutte le persone che erano state contattate e tutti quanti messi in quarantena, sono stati messi a disposizione degli alberghi, i requisiti degli alberghi, e le persone restano in quarantena. Adesso ci sono delle altre strutture, cioè delle vecchie caserme riadattate, per cui le persone restano in quarantena. Il problema è sicuramente il problema dei casi comunitari. Cosa sono? Cioè, casi comunitari sono quelli che un bel giorno il test risulta positivo, ma non si sa con chi questa persona sia stata in contatto, perché non è un caso contatto, cioè non viene da, diciamo, dalla mappatura iniziale che loro hanno fatto. Questa è la cosa che preoccupa maggiormente, nonostante appunto ci sia poi la famosa filosofia degli alabarna, cioè se mi deve capitare, mi capiterà. Che è un po', ecco, un atteggiamento di base. Sul discorso della preparazione alle epidemie, io devo dire che il Senegal ha gestito benissimo anche Ebola. Ebola in realtà ci fu un unico caso importato dalla Guinea,
è stato isolato e guarito, quindi c'è meno casi di Ebola in Senegal che in Gran Bretagna, per intenderci, quindi un paese che non ha vissuto, per esempio, in questo caso l'Ebola. E un'ultima cosa che mi verrebbe da dire, cioè in realtà la fascia di popolazione colpita qui va dai 25 ai 45 anni, e sì, i morti sono tutte persone più adulte, quindi anche morti più recenti, tutte persone che superavano comunque i 60 anni. Direi che più o meno è tutto per quello che avevi chiesto. Ottimo, grazie Maura. Chiederei, abbiamo davvero gli ultimi 5 minuti, quindi chiederei a Federico se vuole aggiungere qualcosa rispetto alle domande che sono state fatte. Sì, rapidamente confermo un po' tutto quello che è stato detto e soprattutto quello che diceva Maura alla fine appunto sul fatto che una esperienza pregressa di alcuni paesi poi fa veramente la differenza, per cui se inizialmente la situazione è stata presa un po' a cuor leggero in tanti paesi come in Italia, d'altra parte, poi in realtà i paesi in cui appunto le ferite di Ebola, ad esempio, erano molto recenti, si è iniziato subito a lavorare a tutti i livelli della società, per cui l'ordine dei giornalisti ha iniziato a fare delle commissioni per evitare che venissero diffuse fake news. E il governo ha immediatamente attivato per proclamare uno stato d'emergenza e quindi interrompere anche in alcuni casi quella che è la vita democratica con polemiche e quant'altro, però passaggi propedeutici poi a prendere delle iniziative anche forti di contenimento e comunque sempre tarate. Cioè paesi che hanno già avuto delle storie di epidemia difficilmente hanno fatto un lockdown totale indiscriminato per 2 settimane, perché questo non è sostenibile da un punto di vista di una popolazione che vive di economia informale, cioè costringere in casa le persone senza che possano far giornata, perché il guadagno a giornata è forse più letale che quella che l'epidemia, diciamo. Quindi questa è un po' è un po' come si sono mossi questi paesi, e a fianco di quelle che sono le politiche c'è comunque, non voglio tirare acqua al mio mulino, ma la questione delle azioni delle comunità locali io credo sia fondamentale. Lo abbiamo visto anche noi in Italia, possono esserci politiche restrittive finché vogliamo, ma se non c'è comunque una presa di responsabilità da parte di tutti quanti, poi il contagio rischia comunque di allargarsi. Quindi anche queste piccole azioni testimoniano la voglia di mettersi in gioco ognuno per suo conto, anche per contrastare un po' l'epidemia. Ottimo, vi ringrazio molto. Volevo aggiungere una cosa sola, scusa, che non è stata toccata. 3 minuti, cioè se sei velocissimo. Velocemente, cioè okay. L'aspetto economico, cioè quello che qui si sente, cioè la gente è preoccupata per la ricaduta, già siamo a livelli molto bassi ovviamente, ma già si vedono gli effetti su alcuni settori, quasi tutti, e se ne vedranno di peggiori più in là col tempo. Quindi è questo, secondo me, al di là dell'aspetto sanitario, ma qui veramente i danni grossi, sperando che dal punto di vista di espansione dell'epidemia non vada troppo avanti, ma i danni grossi veramente verranno fuori con l'abbassamento forte della povertà. Assolutamente. Quello è il grosso problema. Infatti c'è grande preoccupazione. Il governo. C'è grande preoccupazione, insomma, anche articoli letti, no, per informarmi sulla situazione. C'è una grande preoccupazione non tanto per appunto il punto di vista sanitario, perché bisognerà capire cosa succede con le previsioni che diceva Giovanna prima, no? Ci sono varie ipotesi, ma nulla di confermato, ma una grande preoccupazione invece per la ricaduta economica che tutto questo paese avrà, che la situazione avrà proprio sui vari paesi, a partire dalle rimesse che i migranti che vivono in altri paesi mandano a casa, a partire dall'import e dall'export economico. Quindi c'è grande preoccupazione e vedremo che cosa accade.
Io vi ringrazio moltissimo, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma il tempo è terminato, per cui io ringrazio di cuore davvero tutti voi per essere stati con noi, grazie Maura, grazie Federico, grazie Nino, grazie Giovanna. E, ricordo i prossimi due appuntamenti del Centro Studi, lunedì 18 maggio parleremo di persone con disabilità, famiglie, operatori al tempo del Covid, mentre giovedì prossimo ci collegheremo con il Brasile e affronteremo due virus molto, molto drammatici che sono il Covid e la fame. Io vi ringrazio davvero nuovamente moltissimo, è stato un grande piacere fare questo collegamento internazionale e speriamo di vederci presto. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao.